Salve a tutti, benvenuti e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Lo so che la situazione dei miei capelli sta leggermente degenerando, ma che ci vogliamo fare? Anzi, fatemi sapere qui sotto, perché sono certo che anche per voi più o meno è la stessa cosa. Quindi condividete questo vostro disagio con me. E poi vi ricordo, tra l'altro, che sul mio profilo personale di Instagram, che non c'entra nulla con questo discorso, però vabbè, sul mio profilo personale di Instagram siamo quasi a 10.000 follower e a 10k farò un nuovo giveaway solamente per chi segue lì sul profilo personale, quindi passate, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ma non siamo qui per questo. Finalmente è uscito il nuovo evento di Rainbow Six, The Grand Larceny, il grande furto, la grande rapina. Io ve ne avevo parlato mesi fa, probabilmente, in un video in cui vi avevo mostrato dei primi leak, le prime skin di questo evento, e avevo supposto fosse a tema gangster, e mi sa che ci ho preso. Però andiamo a vederlo in game e vi mostro già qualcosina. Eccoci in game, questo è il menu principale che mi sono ritrovato, grazie per il follow, che mi sono ritrovato all'improvviso mentre stavo giocando, mentre tenevo il gioco attivo. Andiamo a vedere un po' di dettagli sull'evento, magari faccio la mia cam leggermente più piccola. Innanzitutto l'evento è disponibile da oggi e lo sarà circa fino al 19 maggio, ma le informazioni, nelle informazioni vediamo regole The Grand Larceny. Modalità: gli assalitori devono aprire le cassaforti all'interno dell'edificio prima dello scadere del tempo o eliminare tutti i difensori. I difensori devono proteggere le casseforti o eliminare gli assalitori. Per quanto riguarda quindi queste casseforti, la mappa contiene un certo numero di casse. Nel ruolo di assalitore è necessario aprirle per progredire nell'obiettivo. Possono cadere attraverso il pavimento se questo viene distrutto, e la loro posizione è nota a entrambe le squadre. Sta roba è super figa. Se dico Marco prima divertirsi, io ancora non l'ho provato, ma già riuscite a capire qualcosina se leggete il terzo pannello, distruzione. Tutti gli operatori usano uno shotgun in questa modalità di gioco. La loro potenza distruttiva è aumentata. I pavimenti delle stanze possono essere distrutti senza lasciare travi metalliche, quindi possono essere distrutti totalmente. Una roba pazzesca, tra pochissimo lo vediamo. La roba strana invece è che al momento non mi sembra ci siano pacchetti. Sono andato anche a vedere nel negozio, c'è questo Damaru che c'è già da qualche giorno. Sembra non siano ancora comparsi in game, ma sono abbastanza sicuro che verranno introdotti a brevissimo. E magari alla fine di questo video controllo se ci sono stati aggiornamenti. Ok, sono usciti i pack. Bene, allora li mostro alla fine del video i pacchetti. Ok. Merce rubata. Ma l'attacco è bellissimo, il video dell'attacco, Raffa. Sì, infatti. Questa è una roba che non ho detto, la mappa è base di Ilford, vecchia, e rifatta, reskinnata, quindi skin completamente diverse, è super figa. Ci sono tutti gli operatori, quasi tutti gli operatori, ma alcuni sono più fighi di altri, come Wamai. Sì. No, guarda qua quanto sono belle le card. Cade mi sembra il nonno di mio nonno. Mamma, che bei basettoni. Pure io vorrei farli crescere così, i basettoni. No, che figata. No, che figata. Grazie, questo è il Rainbow Six. Sulle targhe delle macchine c'è scritto R650.000. Oh, Raff, vedi qua, Raff, vedi qua, dove stai? Vieni. Chi sei tu? Sono Capcan, sono vicino a te. Vieni. Guarda qua. Oh. E se ti cade in testa? E secondo me muori. Probabile. Proviamo però. Provo io, mi faccio cadere questo. Sì! No, chi mi ha ucciso? Senza finca. No, hanno preso una cassaforte. Due. Ne prendono l'ultima, hanno vinto. Oh, droppati. Oh, Gesù. Il claccerino matto. Oh, e ce l'hai sotto, ce l'hai sotto. Ci sono anche le cam. Yes! Clutch is real. Grande. Clutch is real, Arturo. Parte anche la musica. Ma quant'è? Comunque è la vecchia base di Ilford con un po' di nuova base di Ilford. È più figa mo che quando era in ranked. Ma due. Questo è vero. Devi rompere per forza qua. Qua non puoi rinforzare, guarda. Aspetta, fermo. Bam. Ti cado in testa. T'ammazza. No, lo devo fare. Ma quello il round già è iniziato, mo. Incarata. Abbiamo perso una cassa. Aia. Ecco, l'ho ferito con la cassaforte.
Non sento nulla con le sub nelle orecchie, porca miseria. Devo disattivare i suoni delle sub. Ibana, no, Fuse c'è, Ibana. Che devasto. Ibana, Gridlock, che figa. Ma, Gridlock. Lascio, no. Devi mettere sulle finestre esterne, però. Devo vedere anche se ci sono sfide dopo. Crolla il piano, secondo me, con le finestre esterne. Ciao, Raff, mi mandi un bacino nel tuo video da mettere su YouTube. Certo, panda, muah. Ela. Abbiamo recuperato una cassa sopra. Vi meritate una promozione. No, secondo piano. No! Diamoci una mossa, ne rimane solo una. Perché l'hai passata? Pompa che devasta. Oh, buttati l'altra da sotto, Fury. Sì, infatti. Questa, usa il pompa, buttatela sotto. No, l'avevo sentita sotto. Ecco qua, aprila. Mamma mia. Però ce n'è più di una di cassaporta. Yes! Sì, più di una. GG. Minchia, ma è difficilissimo in difesa, però. Cioè, in difesa non si può mai vincere. Dopo vi faccio vedere anche il comunicato di Ubisoft, raga. Voglio fare un paio di partite prima. Ah, tu. Ancora una, poi ce la svigniamo. Sotto sopra. Guarda quello che cerca di ammazzarmi in tutti i modi possibili. Cambio caricatore. Ci favorisce. Finita. Oh, come nella cassa. Con il nostro successo abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Raffo, lo sai che se cadi dal terzo piano muri? Sì. No, ho fatto una tripla, raga. E infatti sono proprio io, il più forte dei forti. No, che figata l'animazione finale. Stiamo riavviando un attimo il gioco per controllare se effettivamente sono comparse le skin dedicate all'evento. Lo state sentendo in sottofondo in questo momento. Vediamo se riusciamo ad accedere innanzitutto, perché vedo che sta faticando con i server. Ci sarà un sovraffollamento pazzesco. Vediamo, mi dice anche i miei punti fama quanti sono. Si è aggiornato un po' il menu, partecipazione alla partita! Siamo dentro! E c'ho anche il pacchetto! No, che figo il pacchetto! Vi mostro al volo la collezione. Io l'ho detto che quello più figo era Wamai. E infatti si tratta di una skin leggendaria, anzi di un uniforme leggendario, la sua mafia ingessato. Vediamo se posso cambiare da qui. No, me le devo aprire una alla volta. Abbiamo bravata rischiosa per Fuse, che non mi piace molto. Abbiamo questa per Khalid, che è abbastanza figo, eleganza scozzese. Che poi che c'entra con la Scozia lui? Vabbè, non fa niente. Da merino per Warden, che è strafiga, ma mi piace di più il copricapo di Warden, cioè quel taglio di capelli strambo. Quella di maestro mi piace, capo bastone. Infrazione scandalosa per Echo, per l'attacco Gridlock che abbiamo visto prima, non è male, ma anche in questo caso preferisco il copricapo. Amaru, sì, ma a me la skin di Amaru base non dispiace già di suo. Maverick, che figo Maverick. Per Ibana abbiamo anni ruggenti. Poi c'è cappellaio pazzo per Fuse, interessante, ma ci sono secondo me copricapi più belli. E infatti quello, il copricapo di Warden è leggendario per forza, così è una bomba, raga. Questo probabilmente è tipo l'oggetto più figo di tutta la collezione. Copricapo di Gridlock mi piace tantissimo, il borsalino sulla testa molto Michael Jackson per quanto mi riguarda. Wamai, che nell'insieme con la coppola mi piace tanto. Donna in carriera, un'altra coppola per Echo. Amaru, simpatico il cappello. Khalid, non mi dispiace il copricapo con questi basettoni infiniti. Questo è tantissimo Michael Jackson. Questo è Dangerous, in poche parole, di Michael Jackson. Non so, fatemi sapere se siete anche voi fan di Michael Jackson, io parecchio. Cappello, forse dell'uniforme di Maverick, non mi piace molto, onesto lavoratore. Disegno elegante, che è molto figa, anche se mi sembra sia buggato il ciondolo. Va bene, facciamo finta di nulla. È per l'MP5 SD di Echo, ovviamente. Abbiamo la skin per l'Ita 12S, quindi lo shotgun di Mira, Jagal e Amaru. Sì, vi confermo che si è buggato il ciondolo. Supernova, eleganza rinforzata. Questa si è buggata tutta. Spirale argentea, sezione distaccata. Questa è molto figa. Ah, l'M59 dei SAS, il TCS G12 che non uso più da quando è stato nerfato. Poi volta minerale, sì, è per la R1550. E infine la skin per l'F90 di Gridlock, che è una bomba.
Quanto mi piacciono gli intarsi così. Poi c'è il ciondolo universale. Questo ve l'avevo mostrato nel video in cui vi parlavo un po' di tempo fa di queste skin, di questo set, e me ne ero accorto proprio dal ciondolo. Ci sono 31 oggetti collezionabili e a quanto pare ci sono anche delle sfide, teoricamente, dedicate all'evento. Ve la leggo anche se non la vedete a schermo. Prendi il sopravvento con questa sfida Ubisoft Club, totalizza 20 uccisioni nella lista scenari The Grand Larceny, quindi dovete giocare nella nuova modalità per ottenere un pacchetto. I pacchetti The Grand Larceny hanno questi costi che vedete a schermo. Ovviamente considerate che io lo sconto per possessori del Season Pass, quindi c'è anche questa roba da mettere in conto. Non so precisamente quanto costano per chi non ha il Season Pass. Magari se me lo scrivete qui sotto nei commenti vi metto un cuore e così possono leggere tutti quanti il vostro commento. Fatemi sapere. Il Battle Pass invece non c'è. Il Battle Pass questa season l'abbiamo già avuto. E ribadisco anche questo concetto. Questa season dovrebbe finire all'inizio di giugno. All'inizio di giugno dovremmo avere una nuova stagione, quindi ancora un altro evento durante la season, ancora un altro Battle Pass. Questa volta però il Battle Pass e l'evento non li abbiamo avuti insieme, li abbiamo avuti in maniera staccata. È arrivato il momento di shoppare, è arrivata anche una mail da parte di Ubisoft in cui ci sono un po' di codici. E tra l'altro gli operatori non disponibili in questa modalità sono Glaz, Nomad, Buck, Montagne, Blitz, Caveira, Kali, Clash, Blackbird, Lion, IQ, Tachanka, La Recluta, Twitch e Mozzi. Benissimo, ho aggiunto ben 1800 crediti R6, ringrazio Ubisoft per questi codici. E andiamo a shoppare qualcosina. Io ve l'ho detto, vorrei qualcosina di Wamai e qualcosina di Warden. Facciamo così, ottieni i pacchetti, 1800, qualcosina ce l'avevo. Ne prendiamo 8, va? Conferma acquisto, vediamo se in questi 8 pacchetti avrò la fortuna di beccare un po' di Wamai e un po' di Warden. Apriamo il primo. Leggendaria, subito. Subito leggendaria. Boom! Subito, 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 alla prima, sto registrando, sì, alla prima, subito, andiamo avanti. Di nuovo leggendaria, se vuoi mai me ne vado. Peccato, è figa come skin, ma non l'ho uso l'arma. Non è vuoi mai questo. E invece, attenzione, la coppola di Wamai. Ma mi piace l'uniforme, ci vuole un'altra leggendaria. Vediamo. Fuse non lo uso proprio, quindi non fa niente. No, questa nemmeno la userò, il copricapo di Ibana. Questa sì, questa è la equipaggio sicuramente. Male. Ci vuole una leggendaria. Skin per la K12 che non è male. E ho finito i miei pacchetti. Sembra anche che ci sia un pacchetto dedicato all'evento, che è questo qui, ricchezze ruggenti. Eccolo qui. Che può essere acquistato con i crediti R6 o con la fama. E contiene una skin army Art Deco e il ciondolo Six Deco. È una skin per lo L85A2. Eh sì, mi sa che la prendiamo. Va bene, shoppiamo anche questa. Sblocca con la fama, in questo caso conferma sblocco. Eccola qui. Eccola qui in tutta la sua bellezza. Voglio cambiare il ciondolo perché per sbaglio io ho messo questo ciondolo su tutte le armi. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo evento. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Say you like that.